volevo un taglierino, cazzo non l'ho portato. Vabbè, spegniamo tutto, rifacciamo dopo, no. Non spostiamo niente. Ciao! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Maurizio e come sempre oggi voglio presentarvi un prodotto davvero particolare. Come sapete io scavo in rete, come sapete lavoro sempre in gratuito, quindi non prendo compensi dalle aziende, voglio recensirvi le cose così come sono e proprio per questo vi invito a iscrivervi al canale, a iscrivervi perché è gratuito e perché mi aiutate sempre ad evolvere nei miei video e ad evolvere con i prodotti soprattutto che vado a scovare in rete e provare per voi. Quindi cosa stiamo aspettando? Iniziamo l'avventura di oggi e iscrivetevi. Allora, oggi vi porto con me a vedere un accessorio particolare per la vostra auto, un'evoluzione, proprio perché in passato, e qui sopra vi metto il video, ho già recensito un prodotto di questa azienda che ci aiuta per la sicurezza stradale a evitare incidenti, traffico, ma soprattutto a stare all'interno dei limiti di velocità in zone dove sono presenti velox e autovelox. Ma prima di iniziare guardiamolo subito, quindi apriamo il pacco, eccolo qua. Questo è il prodottino e si chiama Mini Safe Drive, evita multe per eccesso di velocità ed incidenti. Perché è importante? Questo è molto simile a quello che vi ho presentato, ma c'è un'evoluzione importante. Adesso vediamo il tutto, apriamolo, vado a prendermi un taglierino, un attimo. Questo è il prodotto, recuperato il taglierino. Questo è il Mini Safe Drive, confezione sempre molto ben imballata, libretto di istruzioni. Liberiamo la scrivania, andiamo a vedere come è composto. Strumento con un mini schermo LCD, segnalatore di incidenti, segnalatore di velox. A differenza dell'altro abbiamo due attacchi per auto comprensivo del proprio adesivo, molto carino. Ora io non vedo l'ora di provarlo, proprio perché questo tipo di strumento a differenza del Safe One Plus ha uno schermo LCD, io non l'ho mai visto, quindi adesso lo andiamo a provare insieme e voglio proprio provarlo in automobile. Questo schermo si installa uno qui dietro e uno all'automobile, carinissimo, si sfila in maniera molto veloce. Ha una presa mini USB per caricarlo. Andiamo a sfogliare. Wow ragazzi, questo è molto fashion. Andiamo a prendere l'applicazione Safe Link. Vediamo se riusciamo ad aggiungere un nuovo dispositivo. Dispositivi. Per accenderlo, 3 secondi. Eccolo qui. Vediamo se lo riconosce. Eccolo qua. Safe Drive Mini, preso, connesso, accoppiato, fatto tutto, non ci resta che andare in macchina e andare a provare. Andiamo in macchina, andiamo a provarlo, bando alle ciance, via, andiamo, ciao! Ok, Mini Safe Drive, evita multe per eccesso di velocità ed incidenti. Schermo LCD a colori, non richiede nessun abbonamento. Allerta anche sul traffico, applicazioni sia per Android sia per iOS. Ora andiamo nelle specifiche. I benefici: si avvia automaticamente, funziona in tutta Europa con oltre 8 milioni di automobilisti nella community per le segnalazioni. Evita multe, allerte di tutti i tipi di autovelox, non richiede nessun abbonamento. Cosa ti segnala? Autovelox mobili, tutor, fissi, telecamere al semaforo, pericoli strada, auto in panne ed incidenti. Funziona in tutta Europa appena uscite dal vostro paese per 30 giorni, poi bisogna ritornare nel proprio paese
per farlo riattivare. Ma adesso bando alle ciance, andiamo a montarlo. Le sue istruzioni in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e spagnolo. Le indicazioni sono molto chiare, scaricate l'applicazione e fa tutto da solo. E fa tutto da solo. Allora, abbiamo due attacchi con due inclinazioni diverse. Avevo anche quello di prima, vedete? Questo è il Safe One Plus e questo è il Mini Safe Drive con lo schermo LCD, a differenza di questo che invece ha soltanto il LED di segnalazione. Quale è meglio, quale è peggio, lo andiamo a scoprire, ma secondo me in questo caso non c'è meglio e non c'è peggio. Lo incastriamo dentro, molto semplice, lo posizioniamo, c'è già la sua posizione. Lo accendiamo. Ok, allora il dispositivo è accoppiato. Come vedete, qui sopra c'è il mio nome, ci sono i suoni e le allerte come nel precedente che avete visto, il link sempre in descrizione all'inizio del video. Suoni, allerte, schermo, l'impostazione che posso avere del mio schermo sull'applicazione, che in realtà io non uso praticamente mai. Questa è la mappa, ok, di dove mi trovo, e mi fa vedere dove sono tutti i semafori e tutti gli autovelox. Adesso proviamo a passare su questa strada qui. Qui li ho tutti e due, 1 e 1, 2, questo l'ho scollegato e adesso andiamo a vedere come si comporta questo e che tipo di avvisi ci dà. Ok, come vedete l'app è completamente chiusa, andiamo, dai. Mi segnala l'autovelox, ve lo faccio vedere, 100 km/h, il limite, l'autovelox è qui a 60 metri. Questo è il suono e direi che funzionare funziona. C'è anche un incidente, quindi lo segnaliamo. Infatti ce lo segnala anche lui che c'era un incidente. Io ho segnalato a tutti quelli che fanno parte della community che lì c'è un incidente, basta schiacciare un tasto e via. Usciamo e rientriamo. Questo è lo schermino, mi dà il segnale, il massimo, la localizzazione e la batteria rimanente. Non vi ho detto che qui sotto c'è anche la micro USB per andarlo a caricare. Eccolo qua. Mi inizia a segnalare che davanti a me c'è un Velox a 100 km/h. Eccolo qua. Velox segnalato. Quindi il dispositivo funziona correttamente. Ho messo la sirena così per fare un po' di scena, ma mi piace più il bip bip. Quindi non ci rimane che fare le nostre conclusioni. Quindi abbonamento completamente gratuito, questo è il vantaggio, un'unica spesa una sola volta e poi stop. Funziona molto bene. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Vi raccomando, un bel like al video, molto pratico, molto conveniente e soprattutto mi segnala anche il traffico in anticipo. Non devo usare il telefonino, ma ormai chi segue la Safe sa molto bene cosa vuol dire non usare i telefoni per gli avvisi, ma direi tanta roba, lo lascio lì. Eccoci qui, siamo alle conclusioni del Mini Safe Drive, un apparecchio davvero utile, molto paragonabile all'altro apparecchio che avevo già provato per la Safe. Per evitare multe, incidenti e traffico e non si collega al cellulare, io ho trovato, come avete visto poi nei miei test e nelle mie prove, ho trovato molto particolare il fatto che, come l'altro, non dobbiamo avere abbonamenti, quindi un acquisto solo del valore del prodotto e stop. Seconda cosa, questo avendo lo schermo LCD è un po' più pratico da mettere anche sulla moto, ad esempio, o su uno scooter, e non serve mettere telefoni e cose varie, quindi questa è un'altra grande comodità. Avere invece rispetto all'altro una batteria integrata, e questo si può caricare, e la Safe non ha messo il cavetto di carica, quindi molto intelligente, proprio perché ormai ne abbiamo a bizzeffe. In realtà ne basta uno USB, micro USB, si collega all'accendisigari e lui si ricarica. La batteria dura da carica 6
sei mesi, quindi va caricato una volta ogni morte di papa. Un altro vantaggio è che non devo più toccarlo, io lo collego, anzi lo installo, lo posiziono all'interno dell'automobile e ogni volta che entro in auto non devo più accendere telefoni, fare, disfare, si collega automaticamente con l'applicazione SafeLink e qui sotto trovate il link in descrizione sia per Android sia per iOS. Una volta collegato, lui ogni volta che ci avviciniamo, entriamo in macchina, accendiamo e ce ne andiamo, si collega e io non devo più toccare il telefonino. Certo, se lo voglio usare con le mappe posso farlo, ma lui comunque funziona e mi avvisa a prescindere che io uso o non uso il telefonino. Quindi prodotto davvero azzeccato, prodotto particolare, diverso da OnePlus, proprio perché ha lo schermino davanti, proprio perché la batteria non bisogna sostituirla, ma basta caricarla perché dura 6 mesi. Prodotto consigliato, prodotto davvero che sono stato contento di recensire per la Safe. Vi ricordo che io non chiedo compensi e quindi quello che vi racconto è davvero quello che provo con i prodotti e quindi per questo vi chiedo un'iscrizione, un bel like da mettere qui sotto per aiutarmi sempre più a far crescere la mia community. Quindi commentate qui sotto, scrivete quello che pensate su questo prodotto e datemi commenti perché ne ho sempre bisogno. Quindi grazie, grazie mille, grazie e ciao!